Salve, buongiorno, io sono Antonio, Antonio il bidello, e sto qua perché vi voglio parlare del cancello. Sì, avete capito bene, vi voglio parlare del cancello della scuola. Quando tu verrai, dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi Lasciate che vi baci. dico subito una cosa, il cancello non è un cancello. Ogni istante attenderà fino a quando, d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Cioè, che voglio dire con questo? Questa è una cosa che l'ho studiata pure, come il cancello non è un cancello e basta. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me. Il cancello è qualcosa di più, il cancello è un concetto, il cancello è una metafora della vita. La mia vita senza te. Buongiorno, Antonio. Lo so, è tardi, ma non mi sono sentita bene. Dai, la compiacere, la mangiare, Antonio. Io non volevo nemmeno venire stamattina, solo che devo fare un'interrogazione, Oh, mamma mia. Oh, mamma mia, Antonio, non mi sento buono. Oh, mamma mia, Antonio, corro. Non regge, Antonio. Aiutami, chi l'ha detto, mi Antonio? Antonio, non mi sento buono. Aiutami. Bravo, cancello, aiutami. Ma perché mica è tardi? Anzi, faccio sempre tardi. Ma questi due che ci vediamo presto? Anzi, la quarta volta sta semmana. E capito, la seconda è con la mia. Ah, guarda, lascia le strasse. A me la voglio. Già, la comba, un attimo in classe, subito me ne esce. Non dubitate me. Babbo, tornando, ma trovate l'uso. Siete un uomo senza cuore. Insomma, per dirla alla Freud, il cancello è una scelta spesso inconscia, tra le pulsioni dell'essere e il sistema normativo del superio, tra la voglia di pazziare e la voglia di faticare, tra l'esserci e non esserci, tra l'impegno e il disimpegno, tra la voglia di voler fare qualcosa di costruttivo e la voglia invece di non voler fare proprio niente. Sì, lo so che è tardi, però la sveglia non è suonata, mi ha messo in ospedale, sto facendo delle notti. Non si sente bene. Mia sorella mi chiede, ma ti scopo se sta che non sto bene a scuola, vi prego, Anto, devo entrare. Il cancello è la differenza che passa tra il rispetto della regola e il venir meno alla regola stessa. Ma io ci sta un muretto, la terra della scuola, che un zoom 2 metri, Me. la scuola. No, ma si scende, ma non ti devo usare. Ma si fa la terra. Ogni arrivo così va a trasi. Salve il cavallo, io vado in andare a classe. Ciao, ciao, non bocciatevi ancora. La cartella. Che cos'è? Oh, vai di un tappo e sei un bravo. Ciao, bello. Ma che ecco? Ci va a fare razzi. Dillo vado tu, eh? Andiamo, la cosa, la cosa, andiamo. Dai, aiuto, dai. Vai nella città, è tardo. È tardo. Andiamo, ora, non è tardo, voglio. Quando ero a me, umano, voglio, aiuto, la snella, che si sta insciugando, mamma mia. Questa la snella. Ehi, le faccio una mano. Ah, aspetta, guarda, io un grippo, io faccio male a Cristo, allora, adesso mangi, boh, bambù, Insomma, il cancello, come dire, è una linea di demarcazione tra la legalità e la violazione di essa.
è una linea sottile tra la cultura e il nulla, tra una giornata insignificante di un filone qualunque e invece una giornata piena di interesse, di cultura, di scienza. Buonasera, buongiorno. Ma si può entrare? Entrate, sì. Sì. Ah, ma è tardi. Ah, capisco. Ma io ho visto entrare quei cavalli. Quei cavalli. Ah, ma quindi devo entrare anch'io col cavallo. E l'ho lasciato a casa. Oh Nando, io per cortesia, fatemi entrare, sono solo 5 minuti di ritardo. E Nando, come non vuoi un porto poco, per cortesia? Aspetta, tanto sta venendo un professore, mo, un attimo, non ci vuoi. Buongiorno professore. Come sta, professore? Sentite una cosa, io ho visto come devo fare l'esame tra poco, no? In quinto anno. Ma per contatto della tesina, come vogliamo fare? Non è il momento, un altro momento. Professore, tanto non mi fanno nemmeno entrare, ne approfitto per parlarne. Fatto tardi, mi dico. Adesso un attimo, se la aspettate! Posso volare tutto il tempo? Scendi immediatamente! Posso, ma uno sta morendo! Scendi immediatamente! Ma lasciatemi qua, posso, ma com'è? Posso un attimo, dentro con voi! Posso, ma come faccio ad andare a scuola? Posso, re? Professore, per cortesia, un attimo! Andiamo per entrare un attimo! Questo è il cancello. Per me, eh? Scusate, stanno bussando, devo andare. Però mi raccomando, riflettete. Il cancello non è un cancello, è una scelta. Riflettete, pensateci.